Perché non siamo tutti folli? Primo punto. A partire da qui. Perché? Io non ho idea se qui non siamo tutti folli. Non lo so. Quindi no, non c'è un deficit organico che porta alla follia. A noi ci interessa la follia del soggetto parlante, non di quello che non parla, del bebè che non parla. La follia in cui incappa il parlante, come siamo tutti, no? Allora, potremmo dire così, perché trovandoci qui noi, io ho la sensazione, non so adesso ancora, le devo dare per, come dire, supposta, ma poi quando parleremo ce la faremo reciprocamente, voi l'avrete, che in definitiva, come dire, condividiamo un certo sentimento di realtà, che vuol dire che voi, tutto sommato, capite le parole che dico. Insomma, ci accordiamo un minimo, vabbè, avrete delle difficoltà con i concetti, ma insomma, la frase, il significato generale della frase lo avete, no? Quindi abbiamo un significato comune da condividere circa. Poi è chiaro, quando si entra nei concetti, nei significati più profondi dei concetti, bisogna che condividiamo anche tutta una teoria, ma se condividiamo tutta una teoria ci capiamo anche lì e così via, no? Cioè, dipende dai gradi, ma a grandi linee non abbiamo la sensazione che si stia proprio delirando o che sia la parola di un allucinato. Questo vuol dire avere un sentimento di realtà condiviso per la psicoanalisi, che ci si intende a grandi linee sul significato delle parole. E che cos'è che fa sì che noi ci intendiamo sul significato delle parole? Che è proprio uno di quei punti che, come dire, fa difficoltà con il folle, con il delirante. Con il delirante, dico il delirante proprio nel senso conclamato, il primo punto di difficoltà è che non vi intendete affatto sul significato delle parole. Nulla. Proprio per niente. E che, se, come dire, vi trovate di fronte a un discorso che non vi rinvia alcun significato, oppure quello che vi rinvia non riuscite a capire come prenderlo. Quello è il primo punto, no? Delle costruzioni, o anche quando non sono costruzioni, dei frammenti, no? Di frasi, di discorso che non vi danno l'idea di avere un significato condiviso con lui. Questa è un'esperienza concreta, immediata, diretta, il primo incontro con la follia. Intendo la follia conclamata, la follia manifesta, la follia quale essa si presenta. Allora, cosa fa sì che per il folle le parole che, come dire, che parla, perché, come dire, non è che attinge a un altro vocabolario, il vocabolario della lingua è uno per tutti, eh? Non è che i folli, certo, per esempio, alcuni costruiscono dei neologismi, è uno dei segni classici della letteratura. Quando si incomincia in un discorso, avere delle parole inventate ad hoc che non sono nel dizionario. Una dopo l'altra, dopo un'altra. Ah, lì, come dire, costruire per esempio un codice, un dizionario suo proprio così, è, vabbè, per alcuni, nella letteratura analitica, potrebbe essere il segno che il rapporto al linguaggio di questo soggetto è diverso da quello che abitualmente abbiamo noi, perché noi facciamo uso del vocabolario che ci fornisce la lingua italiana, no? Non andiamo ad inventare parole che non esistono nella lingua italiana per comunicare tra di noi. Ci serviamo di quelle. Chiaro questo concetto? Dunque, bisogna che per il folle, potremmo dire così, il rapporto a questo stesso vocabolario è disarticolato, non è più quello che abbiamo noi. Uno, perché ne fa un uso completamente diverso. Due, perché introduce delle parole nuove, completamente nuove. I cosiddetti neologismi, che voi non trovate da nessuna parte. Li andate, le dice, non ci sono. Quindi, come dire, è un rapporto al
Lacan diceva l'altro del linguaggio, il grande altro, insomma il codice della lingua che parliamo, completamente diverso. Per cui il folle che cos'è? È un parlante come noi, è un soggetto parlante che ha un rapporto di fondo diverso, come dire, completamente diverso, intaccato potremmo dire rispetto, insomma, con la lingua che tutti parlano. E questo è il primo punto, e i due corni, i due punti che segnalano questa, come dire, difficoltà, disarticolazione, sono il delirio da una parte, come vi ho detto, e le allucinazioni verbali dall'altra. Da qualche parte dentro di noi, a partire dalla nostra infanzia, nella famiglia in cui siamo nati, nel linguaggio in cui siamo stati immersi in quella famiglia lì, in quello che ci ha messo in relazione con, come dire, la coppia familiare che ci ha educato, allevato, i rapporti tra di loro, i rapporti di loro due con noi e quant'altro, lì, come dire, diceva Lacan, si costruisce, perché la famiglia è, per la psicoanalisi, non in senso sociologico, ma nel senso dell'inconscio, sapete il famoso Edipo freudiano, triangolo, è importante, perché struttura, organizza nel soggetto che entra nel linguaggio, non parla e deve incominciare a parlare, il suo rapporto al linguaggio stesso, come dico, appunto, rapporto ai significanti e ai significati della lingua, rapporto col codice, come dire, della lingua che parla, in modo da potersi far intendere dagli altri. Non è affatto scontato che si arrivi a questo, assolutamente. Non abbiamo un rapporto naturale con il linguaggio noi, anche perché il linguaggio è snaturante, quindi non è niente di naturale il linguaggio, l'artificio per definizione, non c'è niente di radicato nella natura il linguaggio che parliamo noi. Quindi, anzi, Lacan diceva, è snaturante il fatto che noi lo parliamo, ha delle conseguenze sul nostro stesso corpo, sulla nostra esistenza di esseri umani. Quindi, come dire, è qualcosa in cui dobbiamo entrare e non va affatto da sé. Quindi, diciamo così, questa dimensione edipica, questa dimensione familiare profonda, si organizza attorno, Lacan diceva, diciamo così, la metafora paterna, a grandi linee, cosa vuol dire? Che la famiglia, quando va bene, diciamo, quando siamo fortunati, per la maggior parte, ci apre alla possibilità, come dire, che in un certo senso riusciamo a assumere, no? La funzione generale che ha il linguaggio di, diciamo così, di non solo organizzare la nostra realtà, appunto, ma di mettere dei limiti, stabilire dei limiti, porre delle barriere, no? Ecco, rispetto a, come dire, una pulsionalità, ecco, una corporeità che, potremmo dire, il fatto che il corpo è attraversato da una pulsione o da più pulsioni, e che tutta questa, vedete che Freud parlava del bambino come di un perverso polimorfo, no? L'espressione di Freud è quella, corrono nelle strade, per dire che il bambino inizialmente è attraversato da tutta una serie di pulsioni, no? Che hanno a che fare con differenti località corporee, orali, anali, falliche, eccetera, eccetera, che occorre, come dire, che si organizzino, occorre che trovino un limite e che assumano, diciamo così, un significato principale. Allora, il significato principale che noi dobbiamo dare a queste pulsioni, con cui noi dobbiamo uscire da questa dimensione dell'infanzia
perché possiamo capirci proprio a livello del linguaggio, è che queste pulsioni assumano un significato fallico. Fallico, che vuol dire fondamentalmente, diciamo, che la sessualità sia organizzata attorno a dei simboli chiari a tutti.